e benvenuti al canale Avventure di Ina. E oggi è il mio compleanno e apriamo i regali. Allora, questo me l'ha fatto la mamma. Tre regali li ho scelti io e questi due non so cosa c'è. Questo invece è della nonna e invece questo è della zia, non della zia Bergamo perché io ho due zie, ma della zia Katia. E questi due invece sono ancora della mamma e papà. Vai col video! Guardate, qua c'era un orsetto anche quando mi ha regalato babbo. So che adesso c'è questa roba bianca. Allora, apriamo, è proprio identica. Beh, che molto. Oh, qua ci sono i regali. E poi è questo che è già aperto. Questi sono gli accessori, magari poi li hanno mischiati. Ah, da qua si apre. Ok, vediamo cosa. Questi orecchini non ce li ho. Neanche questo braccialetto. Sono bellissimi gli orecchini, io non avevo. Io le Barbie mettevo quelli miei che mi ha dato la mamma che non usa più. Ma questi secondo me si possono mettere anche se sei grande, no? Le cuffie, quelle per i video, se devi ascoltare la musica, boh. Cosa? Un accessorio, poi questa borsetta, e c'è questa borsetta, oddio che bello, guarda che carina, questo profumo ce l'ho già però, ma questo è quello uguale, un altro paio di cuffie, un braccialetto, queste orecchiette, quando le ho viste le volevo proprio, ecco che ho sbagliato a metterle, poi una visiera, io ce l'ho ma è gialla la mia, questa io ce l'ho già, le sembra un pianoforte. Poi queste scarpette, ma dove l'altra? Ah, eccole. Poi le collane, una corona tipo cerchietto, e questo pettine è uguale, poi anche questa, un paio di scarpe, queste altre corone, orecchini, questa collana l'ha portata babbo. Poi queste cose che non vi dico cosa sono perché sono doppioni, orecchini, ok? Queste scarpe rosa, questo cerchietto, questa borsa è veramente carina. Qua apriamo proprio dove ci sono solo le borse e non sono tutte sparse, cosa stavo. Oh, questo non c'entra. Questa, poi c'è questa. Poi questa vi dico che, ah no, perché stavo per dire che era quella di prima perché era un po' confusa, ma io no. Questa è uguale a questa, io questa non ce l'ho rosa, però c'ho la viola, bella. Queste sono doppioni, che belle, va un negozio. Come abbiamo fatto quello, il vecchio video scorso, dove abbiamo fatto il negozio però di scarpe, ho sbagliato. Se non l'avete visto andate a vedere. Ora i vestiti, la mia parte più bella. Aspettate che vorrei romperli, quindi... Che sono tutti una appiccicata all'altro, quindi... Allora, questo, che carino. Solo che lì ci sono i costumi. Poi c'è questo, oddio ho sbagliato, così, poi c'è questo, sono tutti lo stesso tessuto, modello, però cambia la fantasia. Ora li guardo un attimo, poi ve li faccio vedere e vi dico qual è il mio preferito. Allora, sono indecisa, la fantasia è uguale, soltanto di questi solo che cambia il colore. Non so qual è il più bello tra questi due.
Perché io amo tantissimi i vestiti, le gonne con i pois. Questo è il mio preferito, ve li faccio vedere tutti. Questo, poi c'è questo, poi c'è questo. Questo sa che cambia un po' il tessuto, un po' più rigido. Poi c'è questo, che qua è un po' più rigido. Poi c'è questo. Poi c'è questo, bellissimo. Poi c'è questo e questo e questo. E questo ricorda un po' il clown, quel pagliaccino, perché è tutto strisciato, colorato. Questo è tutto stellato. E poi ci sono questi che vi ho già fatto vedere all'inizio. Poi vi farò vedere indossati ai Barbie, faremo una sfilata. Oh, forse ce l'ho fatta. No. Mi ha aiutato la mamma ad aprirli. Allora, queste ce l'abbiamo già. Poi anche queste, abbiamo fatto vedere il video Barbie, di Babbo. Poi anche queste. Queste cambia solo il colore. E ce l'abbiamo, non so se l'abbiamo fatto vedere. Queste credo che ce le abbiamo, però sono blu. Queste ce le abbiamo, però sono, cioè, non sono di plastica. Poi c'è questa che abbiamo già. Queste le abbiamo già tutte. Adesso togliamo queste cose e facciamo vedere i costumi. Abbiamo adesso questo, credo che ci siano solo costumi, sì, perché tutto il resto è sa, o le scarpe. Magari ci sono, sì, ho sentito tipo delle scarpe, quindi sa che tutti sono i costumi da bagno, alcuni interi. Cos'è? Si era chiuso Hulk? Ah, ho sbagliato ad aprirlo. Oh, ce l'ho fatta. Sì, ci sono delle. Ah, ce le ha date direttamente poi. Quindi, visto che sono già fuori, ve li faccio vedere. Oddio, che sono tutti un po' caduti. E io ho divisi tutti. Dal primo azzurro col top. Poi c'è questo col pareo. Questo, tutto un po' colorato. Ok? Poi c'è questo con fiori, un po' giallino. Questo è per chi gli piace tutto un po' colorato, senza fiori, natura, ecco. Questo con le foglie. Che qua. Poi questo invece è azzurro come questo. So che non è tutto azzurro, è un po' bianchetto. E qua ci sono quelli interi. Avete visto che bello questo con una spallina? Guardate che bella spallina in pizzo nero, c'è soltanto una. O magari quella per metterla al collo. Poi proveremo a cosa serve, però magari possiamo fare tutte e due, che si mette così, perché noi siamo più grandi, quindi non vuole spaccarlo, quindi ok. E adesso le scarpe, questo era quello prima. Ok. Eccolo, e queste vanno insieme con questo è così, queste qua, poi queste qua, queste qua, che sono tutte in ordine. Questo regalo non so cos'è, una sorpresa, e se è di Barbie, ma c'è un scotch qua dietro. Mi sono fatta aiutare dalla mamma, saluta. Ciao, ciao ragazzi, ci sono anch'io. Questo me l'ha fatto sempre la mamma. Sì, questo un po' di tempo fa, non mi ricordo molto bene cosa ci sia dentro. Neanche tu. Oh Vediamo. no, si è già spaccato. Come si è spaccato? Mi ha dato la crepa. Ah, vabbè, ma il regalo non è quello, dai. Ah, Deve ecco, essere dentro il per regalo. L'hanno imballato, non so, tantissimo. fortuna. Cos'è? Non era una Troppo? cosa fragile in teoria, no? Gira, ecco. Ah, ecco. Attenta. Che bello! Ti piace? Sì, Guardate, bellissimo. guardate, ragazzi, sempre a tema Barbie, se non l'avete capito, Ina adora le Barbie. Sì, allora da quando avevo 4 anni e mezzo mi piacevano le Barbie, vero? Sì, O tre oltre anni. a Brawl Stars, Ina Però gioca alle il Barbie. mio gioco preferito è sempre stato Sì, Barbie. Barbie, Sì, vabbè, è allora. un gioco senza tempo, anche il mio mi diverto molto Ma a giocare con Ina. come? Quindi mi sono fatto un Ma po' un come si regalo fa? anch'io. No, c'è una plastica, dopo la togliamo, Ina, fai vedere bene, è il Oh, oh. supermercato.
cassetto di Barbie. La cassa che c'è un sacco. Guardate che bella, aspettate che mi inquadro bene. Ah, questa ci è la cassa. Poi dopo lo montiamo, c'è la bilancia per pesare, la frutta. Questo è molto carino questo, è divertentissimo. Ci mancava. Noi invece lo creiamo con i letti. Noi finora ci siamo un po' arrangiate, inventavamo noi. Supermercato, invece questo è quello proprio professionale. Ti è piaciuto, Ina? Sì. Ti è piaciuta questa sorpresa di mamma? Allora, quanto ti dai, dopo con calma lo conservare, perché te guardate lo montiamo. Ma questo serve? Perché c'è, non credo, cioè, cose dopo dobbiamo un attimo. Ah sì, forse va appesa, incastrata. È perché non c'è niente a parte. È una mensola che va incastrata lì. Sì, sì. Oh, bello. Okay. Questo pacchetto sembra mamma, vero? È sempre una sorpresa mia. Questo pacchetto mi sembra come di babbo, perché bianco con un il po' natalizio, sì. Dai, vediamo, bianco. Questa è un'altra cosa che secondo me volevi e ti serve. Cosa? Tantissimo. La Barbie, dimmi. sì, direi che questi regali sono tutti a tema Barbie, Piano, Hai capito cos'è? No. No? Sì, Nintendo? Sì, esatto. Sì, adesso ve li faccio vedere. Questi li volevamo da tanto. Sì. Sono praticamente quelli per mettere, tenere in piede Barbie. Sì. Questi sono utili perché possiamo vestire le nostre Barbie e mettere sopra tipo manichine per fare una bella sfilata di moda anche. Ne abbiamo montato uno per farvelo vedere, ecco. E sono 10 in tutto. È l'ultimo della mamma, poi rimane quello. Questa è una nonna. Sorpresa, esatto, che abbiamo fatto noi. Allora, vediamo, Ina, se ti può piacere. Tutto Barbie, oddio. Ovviamente tutto per le Barbie. Che cos'è, Ina? Guarda. Ho capito. Guarda. Ho capito io. Sapete cos'è? Allora, credo io, perché non è che c'è, che l'ho visto, credo che sia il letto a castello o il letto. No, Ina, è un letto, un armadio. In realtà l'ho preso all'IKEA, quindi si può usare non questo. È di... No, non è proprio di Barbie. Cioè, per le bambole, bambole. Sì, no, va bene per le grandi. Barbie, per delle bamboline piccole. È molto, molto carino. Ho scoperto che me. Basta fare così. Tra l'altro, se tu vedi il tavolino che c'è dentro è esattamente uguale a questo qua azzurro che abbiamo noi. Sì, che guardate, abbiamo comprato all'IKEA. La sedia, anche la seggiolina, tutto. Sì, solo che il nostro è azzurro e sì. Carino. Guardate che bello, questo qua lo puoi usare per fare il letto di Chelsea, secondo me. Io ho delle bamboline, dopo tagliamo anche qua il dinosauro. Guardate che bello, sì. C'ha la coperta, il lenzuolino, anche un pupazzino, questo, un bubù per dormire. Il tappetino. Il tappeto, questo è per arredare proprio tutta la cameretta delle bimbe. Sì, io ho solo la culla, i letti. No, infatti. Ho la culla. Che mi ha portato il babbo l'anno scorso, ancora non faccio il video, credo. E poi c'ho i letti per Barbie, ma questo non ci abbiamo anche un bel armadio, perché l'armadio proprio ci mancava. Guarda questo, guardate che bello questo armadio carino. Sì. Ci mancava un bel armadio. Guarda, ci puoi mettere anche gli appendini, hai visto? Sì. C'è una barra per questa appenderci anche, ferro, sì, tutti gli appendini e tutti i vestiti. Coperta, vi ricordate che ho detto che a me piacciono un sacco le cose a pua, cioè i vestiti piacciono colorati con i pua, però le coperte, gli accessori bianchi con sta roba, tutti i pua mi piacciono un sacco a me. Avevamo montato la cameretta, però mi sa che lì il tappeto lo dovremmo piegare, perché non è che abbiamo... Un po' troppo grosso, sì, la casa di Barbie... In effetti sì, un po' adesso perché il tavolo piccola. Non è minuscolo, cioè, però guardate che carina, io la trovo bellissima, anche veramente io. Carinissima, cioè, è proprio uguale, la sedia è uguale alla nostra, c'è cioè, proprio le righe, solo che è blu e un'altra rosa. Noi abbiamo una blu, una rosa, una tua e una di Ale, però dietro, è lo stesso identico modello. Guarda, fare inquadrare, aspettate che ve la faccio vedere, ecco quella, eccola qua, guardate, ce l'abbiamo uguale, una in miniatura e questa è quella invece. La rosa ce l'abbiamo dire. Questa è la miniatura e questa è quella vera. Bellissimo, ti è piaciuto, Ina? Sì. Una bella sorpresa. Questo mi ha fatto mia nonna, ho scelto io, però non vi rovino la sorpresa e faccio vedere cosa è sorpresa. Cioè, io mi aspettavo che era molto più... Sì, in effetti anch'io mi aspettavo che era piccolissimo. Oddio. Tipo avete quello capito? Che ti ho preso io, invece questo è gigante. Oddio, oddio. Direi che...
Non si può mettere nella casa di Barbie, non ci sta, lo terremo fuori. Un altro regalo di Barbie, tutti i regali di Barbie. Questo è l'armadio di Barbie, sì, più che un armadio direi che è tipo un negozio, un negozio di vestiti. Non rompiamo perché qua ci sono anche gli appendini. Ecco, ci sono anche gli appendini. Non c'è neanche una cosa dove aprire. Andiamo ad aprire gli appendini prima, perché è la prima cosa che abbiamo. Ok, questo via qua, apriamo il nostro armadio, questo via lo togliamo perché poi sennò si rompe. Per aprire e chiudere quello, si fissa così le ante non si aprono. Ok, guardate che i vestiti non sono veri. No, quelli sono dei disegni, sì, però ti fa vedere come puoi riempirlo, hai visto, Ina? E ci sono qua una bacchetta, sì, sempre per appendere i vestiti, e questo, guardate che cos'è, bello. Cos'è, un canestro? Questo no, non c'è un canestro, puoi mettere sempre gli appendini e appendi gli abiti. Perché prova. Noi ne abbiamo in più. Sì, noi ne abbiamo un sacco di abiti, ragazzi. Appendini, ne abbiamo in più. Anche, abbiamo anche altri appendini, così guarda, puoi sistemare tutti questo i vestiti di Barbie. Un po' più qua. Là, no? Abbiamo messo gli appendini, faccio notare che c'è anche questo. Per c'è una maniglia per portarla in giro. Vi dobbiamo dire che sono finiti i regali. C'è un libro, uno che l'ha fatto sempre a mamma, è vero. Che non diciamo cos'è, però che non è arrivato in tempo. Dai, possiamo dirlo, tanto non lo faremo vedere, cioè faremo magari poi un video, però adesso possiamo anche dirglielo. È la piscina di Barbie. Avevo preso per Ina anche la piscina di Barbie, ma purtroppo non è arrivata in tempo. No. Però arriverà, ve la faremo vedere. Ma questo poi si toglie, perché sennò si rimane a pa. E adesso cosa facciamo, Ina? Andiamo a mangiare la torta. Dai, adesso torta. Prima abbiamo dovuto guardare tutti i regali e poi mangiare. Corriamo a mangiare la torta. Vai. Vai. Che è il mio cibo preferito per festeggiare. Facciamo vedere cosa c'è: la salsa, poi del sushi, si chiama uramaki, poi da questo che ok, con le patate sopra qua, poi le bacchette. Io ce l'ho un po' più. Tu le sai usare, Ina, le bacchette? Queste no. No, per suonare il tamburo le usa, Ina. È vero, altro che per mangiare il sushi. Poi cos'altro c'è? Perché è bagnato? Ah no, sarà uscito magari un po' di succo, di liquido. Succo? Sì, un po' di brodo. Succo, vabbè, succo noi. Dai, quelli sono lì? Spaghetti. Spaghetti. Ma quelli bianchi No, quelli di soia. Ma no, forse abbiamo presi di due tipi, soia e riso. Sì, allora, ecco. Questi sono quelli che preferisco. Soia. Guardate come fuma bene tutto il piatto. Sto bollendo le mani. Sono ustionanti, attenta io. E questi sono quelli di riso invece. Scusate che perché non vorrei toccare che sono tutti caldi, quindi chiedo. Ok, quindi direi che possiamo mangiare. Buon appetito a tutti. Noi mangiamo. Ciao. Ciao.